la fila e si sistema in quarta posizione. I cavalli adesso affrontano la retta delle tribune, Stacy Cup in attesa Battistrada, in seconda posizione c'è sempre Safira Rob, mentre Serenere Kiu lascia il posto alla corda e viene all'esterno anticipando l'avanzata del numero 8, Strolaga Jet. Beh, tutti le più attese sono in avanguardia, si tratta di una corsa per femmine di 4 anni, Stacy Cup continua a guidare in sediolo Cesare Ferranti, Serenere Q cerca di metterla alle strette, da vicino li segue Safira Rob, poi Shadei dei Veltri, mentre Stellaz ha perso qualche battuta sull'errore di Strolaga Jet, adesso prova a venire avanti, ma oggi Stacy Cup sembra nella giornata giusta, guardate un po' come sta staccando. La leva di Natale Cintura, oggi affidata a Cesare Ferranti, da diversi turni non riusciva ad essere efficace, oggi lo sta dimostrando invece di essere davvero in grande giornata. Safira Rob, che sta attraversando il miglior momento della sua carriera, cerca di tenere botta, non ce la fa più Serenere Kiu, che adesso probabilmente potrebbe perdere anche il piazzamento ad opera di Stellaz. Siamo alla retta conclusiva con Stacy Cup largamente in vantaggio nei confronti di Safira Rob. Ha sbagliato nel frattempo Serenere Kiu, è un po' stanca Stacy Cup, ma la porta a casa senza grossi problemi nei confronti di Safira Rob e di Stellaz. Dunque davvero una inattesa Stacy Cup, la quota è di 9,51, la guida di Cesare Ferranti, il training di Natale Cintura, i colori del signor Francesco Paolo Gianguzza, una vittoria parzialmente a sorpresa, la favorita Serenere Kiu sotto pari ha tentato l'attacco a traguardo lontano, ma alla fine è scomparsa. Ottima seconda, una ben appostata Safira Rob, che ha preceduto una poco fortunata Stellaz. In numeri dunque 12, 5, 11 l'ordine d'arrivo, naturalmente ancora ufficioso, dell'ottava corsa di Palermo, e dalla favorita è tutto.